qua. Allora, un piccolo breve filmato per cercare di illustrarvi qua il passo della scoglina. Sono al passo della scoglina, zona, diciamo, area picnic con dei tavolini, se li chiamiamo così, anche se mancano, obiettivamente manca la panca, che non c'è, come vedete ci sono solo i ferri. C'è un bel ruscello lì sotto e niente. Allora, dunque, tutto sommato diciamo che è una bella giornata di sole e ora poi tiro dritto, faccio ancora due brevi chatelle con voi. Qua siamo al bivio, io ne vengo da giù dal basso, dalla valle, da Ferrada, dove prende la strada sale su passando da Favalle di Malvaro e l'Orsica, anzi prima l'Orsica, il bivio per l'Orsica, poi Favalle di Malvaro. In effetti quel cartello lì, quei cartelli lì non sono messi in ordine come dovrebbero, secondo una logica dovresti mettere il più vicino e il più lontano. No, sono messi con ordine, sto dicendo una cavolata, perché prima c'è Favalle di Malvaro, poi l'Orsica, il bivio per l'Orsica, poi Chiavari. Detto questo, volevo fare un appunto. Io qua sono al passo della scoglina, giù salendo da Ferrada, il primo cartello che vedo sulla strada, che deve essere una frazione, perché non penso che sia un comune, ho visto scoglio. Vorrei capire qua questa cosa che è, ce l'hanno con gli scogli da ste parti, perché il passo della scoglina, poi giù c'era quel cartello scoglio, ma scusa, ma una volta qua ci arrivava il mare, era legato a quello, poi si sono prosciugate le acque. Battuta stupida, lo so, dai, su. Niente, passo dalla scoglina al comune di Favalle di Malvaro, 920 metri SLM, sul livello del mare. La cappelletta, dedicata a Nostra Signora del Rosario, patrona di Favalle di Malvaro. Niente, qua c'è una lapide, che è dedicata ovviamente anche questa ai morti durante la guerra, la seconda guerra, e ce n'è parecchie da queste parti. Si ricorda, un giorno mi informerò meglio, si ricorda la lotta dei partigiani e niente, sacrifici. Di persone per avere la libertà che abbiamo adesso. 25 aprile è un esempio, diciamo, ce lo ricorda la libertà d'Italia. Niente, laggiù, se riuscite a vederlo, quel dritto in fondo vicino a quella chiesetta là è Favalle di Malvaro. Poco più su a destra è una frazione che ora mi sfugge il nome. A sinistra là i monti, quello là dritto dove sto cercando di puntare, quello è il Monte Caucaso, scusate, Monte Ramaceto, abbiate pazienza, dove credo, un giorno lo farò, credo che ci puoi arrivare a piedi anche da qua, andando su per i crinali. E poi niente, invece me ne torno indietro. Invece qua alla sinistra, su di là, là dietro, un po' là dietro, c'è il Monte Caucaso. Infatti, se avete ancora pazienza, vi faccio vedere che comunque qua ci sono dei cartelli che indicano anche i sentieri. Ora di là dovrebbe essere, dunque qua, indica i sentieri di sentieri, perché c'è anche la strada che va a Barbagelata a Monte Bruno, che è quella di là, la strada che va a Rezzuaglio Santo Stefano. Invece qua i sentieri che vanno di là a Barbagelata, che è mezz'ora, sei dovresti essere a Barbagelata,
C'ho dei dubbi, non lo so, chissà dove taglia, perché in macchina non è così veloce andare a Barbagelata da qua, e solo 30 minuti a piedi, vabbè. Passo di Ventarola a 3 ore 30, già più fattibile, che è lì sotto. Poi, ultimo cartello, poi bemollo, che è quello del... Stai ancora riprendendo? Sono sempre io, ciao raga! Ultimo cartello e qua è escursione dal passo della scoglina. Qua praticamente c'è questa cartina dettagliata. Penso che sia opera della meno comunità montana Fontanabuona. Belle foto. E poi qua c'è l'anello della scoglina che dovresti arrivare anche, esatto, al Monte Caucaso. Noi siamo qua, l'anello della scoglina gira intorno, segnato con tre pallini e la A13. Poi vai volendo, vai a Nerone a un certo punto, a Sella della Giassina che non saprei ora dove sia, e ritorni a Barbagelata. Ok, taglia di qua, sì, diciamo che allora mezz'ora ci può anche stare. In macchina ti fai tutta questa strada, ci metti di più, fino all'inizio del sentiero che è a Barbagelata. Qua dal sentiero tiri su dritto, in linea d'aria, tiri su dritto di là, per il bosco. Ok, mi avete convinto, mezz'ora ci può anche stare. E niente, un giorno me lo faccio questo anello, oggi me ne vado su verso Santo Stefano. Ciao ciao!